Mia madre manco cucinava quella sera, non si mangiava, che dice Portobello, ma gli hai mai preparato, perché c'è Portobello, c'è Portobello, c'è Portobello. Tanti programmi sono nati da Portobello. Ma se Portobello è la madre di tanti programmi, il padre è uno solo. Si chiama Enzo Tortora, un giornalista colto, raffinato, un personaggio popolarissimo, molto amato, nato e cresciuto dentro la RAI. Tu hai l'apparecchio radio sulla tua automobile? Sì, come no, due. Bene, due, sempre il solito. Dalla RAI viene estromesso una prima volta nel 1966, condannato dai dirigenti perché include in una trasmissione un'imitazione di Amintore Fanfani fatta da Noschese. In qualità di segretario della Democrazia Cristiana sono particolarmente sensibile alle correnti. Poi il ritorno con Il Gambero e La Domenica Sportiva, trasmissione che prima di lui era un semplice notiziario per tifosi e che sotto la sua guida si trasforma in uno spettacolo con servizi, interviste dal vivo, collegamenti a sorpresa. Nel settembre del 1969, la seconda clamorosa rottura con la RAI. Diceva che dici tu. In un'intervista al settimanale Oggi, Tortora pronuncia giudizi sferzanti contro l'ente di Stato e il monopolio televisivo. Mi avevi abbandonata. Disoccupato torna a Milano e fonda Telealto Milanese e Antenna 3, le prime televisioni private italiane. Nel 1977, dopo 8 anni di esilio, lo richiamano a Viale Mazzini. L'occasione del grande riscatto arriva con Portobello. È il momento della pagina profumata, quella dei fiori d'arancio. C'è 4-5 lettere, mi hanno molto colpito, no? E oltre che la lettera, alcune hanno mandato la foto. E dico la verità che sono molto carine. Mi colpì soprattutto la mentalità liberale di Tortora, che non invitò solo vedovi, scapoli, zitelle nubili, ma invitò anche divorziati, separati, e in quel momento questa cosa fece altrettanto scalpore. Lui si fece, come al solito, qualche nemico, però di grande apertura mentale. Come dovrebbe essere questa speranza? Sia bravo e migliore del primo. Certo. Ecco, e che lavoro. Perché non è una situazione facile quella della separata, ne abbiamo già parlato proprio nelle puntate di Portobello e tantissime signore nella sua condizione, per la verità, hanno scritto. E passiamo all'ultimo capitolo, quello appunto del dove sei. E lì c'è un Chi l'ha visto, un Carramba che è sorpresa, perché poi mi ricordo che si incontravano e lì le persone che non si vedevano da anni poi le trovavano ed Enzo Tortora li faceva incontrare, un tripudio, una meraviglia. Io credo che uno dei casi che abbia commosso più lo staff di Portobello e Enzo sia stato Pierino Epi, un vigile del fuoco molto coraggioso, che salvò un bambino in fasce, non mi ricordo quanti mesi avesse, comunque era un neonato, dopo il famoso terremoto di Gibellina. Questo è il vigile del fuoco, Pierino Epi. Questo è il bambino. Questo è il piccolo Franco, che salutiamo con tanta gioia tra di noi. Ben arrivato. Quando l'ho visto a Milano è stata un'emozione fortissima, perché anche dopo la trasmissione ci siamo tenuti in contatto e così c'è stata una raccolta di fondi molto importante, così abbiamo potuto comprargli l'appartamento e lasciargli un po' di soldi anche alla nonna. Enzo Tortora seguiva tutti quelli che erano i casi del Chi l'ha visto in modo particolare, anche fuori dalle telecamere, erano dei casi che erano seguiti, noi lo vedevamo in quella che era la redazione allora, casi che erano seguiti durante la settimana e poi anche dopo, perché poi il caso la storia non si chiude lì quando la telecamera si spegne, ma ha anche un seguito. Ma a proposito di idee, c'è un'altra rubrica di Portobello che ha fatto scuola, quella sugli inventori. Io la prego immediatamente di far vedere cosa accade. Lo faccia eccezionalmente così, per noi, per abbreviarlo. Attenzione, signore e signori, accade questo.
l'Italia si è destra! E gli italiani prendevano anche spunto, no? Perché poi lo vedevano in 20 milioni, perché questi erano i nostri ascolti. Poi... Lui stava sempre molto per conto suo, pur avendo anche un grande senso dell'umorismo. Mi ricordo una volta, c'erano dei bambini di carabinieri con i cappelli piumati e lui si mise in testa a correre come se fosse un bersagliere. Questa è sapienza, eh? Cioè lui non aveva nessun tipo di atteggiamento distante, no? Sembrava il più convinto dei. E non è vero, perché Enzo Tortora era un uomo che campava leggendo, no? Che faceva, come dire, si godeva di una certa cultura, però... Qui c'era il segreto di Enzo Tortora come professionista. Mai veniva meno un filo sottile, impalpabile, gentile, ma di reale ironia. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il fiso. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano. Purtroppo, signore, Big Ben, ahimè, ha detto stop. E Big Ben dice davvero stop. Il 17 giugno dell'83 all'alba Enzo Tortora viene arrestato in un albergo romano. Quello stesso giorno avrebbe dovuto firmare in Rai il contratto per la 7ª stagione di Portobello. È l'inizio di un incubo giudiziario che durerà 4 anni. A fare il nome di Tortora alcuni pentiti. Insieme a quello del presentatore sono stati spiccati 856 mandati di cattura. Gli arrestati sono 412. Alla mattina alle 7 sono al telefono. Gigliola? Sì, hanno arrestato Tortora per droga e come capo della camorra. Ecco, questo è stato il momento più terribile. Il momento... non ci credevo, poi alla fine non ci credevo. Tortora resta in carcere 7 mesi. Il 5 maggio 1984 annuncia la sua candidatura al Parlamento europeo nelle liste del Partito Radicale. Viene eletto con 500.000 voti. Il primo grado del processo dura 7 mesi. Non c'è mai il nome, il cognome, il soprannome di Enzo Tortora. C'è in un'agenda un Portobello. C'è un numero, ma non il suo. Sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Nessuna prova, nessun riscontro oggettivo, solo la parola dei presunti pentiti, nel frattempo diventati ben 11. Tortora viene condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione. Al processo di appello, il 15 settembre 1986, viene assolto con formula piena, così come altri 114 imputati del Maxi Blitz anticamorra. Dopo 1185 giorni, Tortora torna in televisione. È il 20 febbraio 1987. Non è che non lascia traccia una vicenda così drammatica. Secondo me non era più Portobello e lui non era più lo stesso Tortora. Vedete, in quel momento Enzo era già minato dal cancro, cancro assolutamente di tipo psicosomatico, e nasceva da questa ignobilità. Silvia Tortora, giornalista, figlia di Enzo, che con Annalisa Brucchi ha realizzato per noi questa trasmissione.
Ecco, ti dava fastidio questa popolarità di tuo padre? Una, quindi lui era assolutamente affascinato dai problemi della vecchietta, del portiere. Cioè era un interesse umano reale. Ecco, senti, ma tuo padre piaceva anche molto alle donne. Ma non intervenivi, non gli dicevi niente su questi suoi amori, queste sue... No, perché poi si apre il fronte genovese, quindi siamo abbastanza incapaci di confrontarci sulle cose intime.